Siamo molto soddisfatti insieme a tutte le altre amministrazioni che hanno partecipato con noi a questo progetto. E dicevi bene, adesso inizia il bello, partendo dal presupposto che queste occasioni sono proprio le occasioni utili per mettere mano al nostro patrimonio immobiliare per quanto attiene alle strutture sportive, perché siamo ben consapevoli del fatto che esse versano in situazioni, diciamo, più o meno buone. Una base di partenza c'è, a Ischia non mancano le strutture sportive, vanno sicuramente migliorate sotto tanti punti di vista, e queste sono proprio le occasioni utili per poterlo fare, per cui dovremmo essere bravi in maniera tale da poter, ecco, mettere mano alle nostre strutture, soprattutto aumentare il benessere della nostra cittadinanza attraverso la pratica sportiva, aumentare gli iscritti. E questo naturalmente è un discorso che andrà fatto con tutte le associazioni sportive, ma non soltanto, anche quelle di categoria per quanto attiene al settore turistico, perché quello del turismo sportivo è un filone da seguire con molta attenzione. Per non restare troppo in un discorso magari immaginario, aleatorio, che molti non comprendono, nel concreto quali saranno le prossime tappe dopo l'aggiudicazione di questo riconoscimento? Ma sicuramente con il Comune di Forio e, ripeto, tutte le altre amministrazioni, che sono quelle dell'isola d'Ischia più Bacoli e Monte di Procida, andranno istituiti dei tavoli di confronto innanzitutto con le associazioni sportive per definire la strategia migliore per poter mettere in campo i progetti utili per migliorare, come ho detto in precedenza. Le sole amministrazioni, naturalmente, senza l'aiuto delle associazioni possono fare ben poco, e siamo certi che dal territorio, dal mondo sportivo, verranno gli input giusti, necessari, anche quelle idee progettuali che saranno utili a sfruttare al meglio il nostro ruolo di comunità europea dello sport, un ruolo al quale abbiamo ambito dal primo momento e che, diciamo, ci ha regalato una grossa soddisfazione ieri quando abbiamo appreso dell'esito del bando. Di fatto quindi ci saranno una serie di manifestazioni sportive che saranno organizzate nell'arco dell'anno 2024, divise comunque su un territorio molto vasto, perché c'è anche l'area Flegrea. Certamente saranno diverse manifestazioni nell'ambito della comunità europea dello sport, e in più, lo ripeto, dovremmo essere bravi nel dialogo con CONI, federazioni ed enti sovracomunali per attrarre quelle risorse necessarie per l'ammodernamento e anche la realizzazione di impianti sportivi che a Ischia mancano.